certo che ci sono cose che lasciano un po' sorpresi nel nostro paese. Una disposizione incredibile, o forse, chissà, non ne trovo io la spiegazione logica. La disposizione dice che tu da Milano non puoi andare, non lo so, a fare le vacanze in Sicilia oppure anche in Calabria, sul mare, insomma, ecco, però puoi andare a farle in qualsiasi altro paese europeo. Non ho capito, cioè il virus quindi è soltanto in Calabria, è soltanto in Italia, nei paesi europei sono già tutti immunizzati? Ma sembrerebbe di no, ma allora non si capisce bene per quale ragione, cioè uno non può andare dal nord al sud nel nostro paese per fare qualche giorno di vacanza, però invece può prendersi l'aereo e andare, non so, a Palma di Maiorca. Si vede che a un certo punto. Si vede che probabilmente lo stesso l'intelligenza del ministro Speranza, cioè quello di cui insomma, è nota l'ordinanza, no? L'ordinanza sulle autopsie, ci sono troppi morti, non sappiamo di che cosa sono morti, diciamo che sono tutti morti di Covid e non facciamo fare le autopsie, li bruciamo tutti, chiusa parentesi, allora dice ma no. Porca d'una miseria, certo che è impossibile. Il virus c'è anche a Palma di Maiorca. E come facciamo a dire agli italiani che non possono andare, che ne so io, a farsi il bagno a Scalea, faccio per dire, no? Però possono andare a farselo a Palma di Maiorca. No, qualcosa non funziona. Ci è arrivato anche lui che qualcosa non funzionava. Beh, la cosa logica sarebbe stato lasciamo di fare come si fa per andare a Palma di Maiorca, facciamo anche per andare a Scalea. No, no, no! Sembrava una soluzione. No! Punizione per quelli che vanno a Palma di Maiorca. Cioè, tu vai a Palma di Maiorca, ti fai lì tutte le vacanze che vuoi, te ne ritorni, ti fai il tampone, va bene, fin qui. No! Ti fai 5 giorni di punizione chiuso in casa. Perché? Perché sei andato a Palma di Maiorca. Ma ora ve ne rendete conto? Ve ne rendete conto? Ora io capisco tutto. Capisco che Draghi sia necessario. Ma se Draghi significano queste cazzate, perché sono cazzate, io mi domando e dico che cazzo serve questo governo? Cioè, Speranza non è che fa queste cose di testa sua. Sono approvate queste ordinanze in qualche modo o maniera o no? Sì, chi c'è dietro Speranza? C'è un capo di Stato? C'è il capo dello Stato? No. C'è il Presidente del Consiglio? Sì. E allora, cazzo, come fa il Presidente del Consiglio accettare una cosa del genere? Ve ne rendete conto? Di una cosa chiarissima, ci stanno prendendo tutti per il culo!